riflessioni politiche intorno alla gestione della manifestazione mi pare naturale in qualche misura, soprattutto da parte dell'opposizione che si è sentita tirata in ballo perché nelle ultime settimane e nella giornata di sabato scorso alcuni degli esponenti che si sono più agitati e che hanno probabilmente fomentato l'agguato, l'assalto alla sede della CGIL, hanno rapporti o hanno avuto rapporti in realtà con entrambi i partiti della destra, sia con Fratelli d'Italia sia anche con la Lega. Anzi, stando a una intervista di Ignazio La Russa che ho letto ieri, sembrerebbe che questi rapporti sono stati più intensi con la Lega, perlomeno negli ultimi anni. Sono probabilmente rapporti altalenanti che non configurano responsabilità di natura penale. Si può discutere, ed è giusto farlo, secondo me, se vi sia stata una, come dire, una vicinanza politica in questi anni tra Fratelli d'Italia, la Lega in particolare, e questi esponenti di Forza Nuova e anche di Casa Pound, che non sono delle entità che vivono su Marte o sulla Luna, vivono qui sulla Terra. Mi pare che si siano anche presentati alle elezioni sì, e altro hanno che. ottenuto anche dei voti, e che si siano, per esempio, Salvini negli anni passati si è sempre rifiutato di condannare Casa Pound, nonostante che già allora le richieste fossero pressanti. Dunque, se parere